In quel tempo i 72 tornarono pieni di gioia, dicendo: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. Egli disse loro: Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra i serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico. Nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono a voi. Rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. E rivolto ai discepoli, in disparte disse: Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Il Padre ha deciso di rivelare le sue cose ai piccoli, ma piccoli non è da intendersi i bambini. Sì, è vero che alcuni segreti divini del secolo scorso sono stati affidati a dei bambini. Pensiamo all'esperienza mistica dei piccoli di Fatima o di Lourdes. Ma è un'eccezione. Normalmente non sono i bambini che colgono le cose di Dio, ma i grandi che sanno farsi piccoli. Mi piace molto la dedica che fa Antoine de Saint-Exupéry a quel capolavoro della letteratura mondiale che è Il piccolo principe. Dice così: a Léon Vert chiedo scusa ai bambini per aver dedicato questo libro ad un adulto. Ho un buon motivo. Questo adulto è il miglior amico che ho al mondo. Ho un altro motivo. Questo adulto può capire tutto, anche i libri per bambini. Ho un terzo motivo. Questo adulto abita in Francia, dove ha fame e freddo. Ha gran bisogno di essere consolato. Se tutti questi motivi non bastano, voglio dedicare il libro al bambino che quest'adulto è stato molto tempo fa. Tutti gli adulti sono stati prima di tutto dei bambini, ma pochi di loro se lo ricordano. Quindi correggo la dedica a Léon Vert quando era bambino. Ecco, credo che Dio abbia fatto la stessa cosa con noi. Ha dedicato i misteri della teologia agli uomini, i suoi amici, ai grandi che sanno essere ancora bambini.